Lecce batte Pescara 2-0, risultato che non fa una piega e Lecce avrebbe potuto fare anche qualche gol in più. Prestazione bellissima dei giallorossi, soprattutto nei primi 45 minuti di gioco, con la formazione del tecnico Liverani che ha creato da subito grandi problemi al Pescara, con la squadra che ha messo pressione ai biancazzurri. Pescara non è riuscita a uscire dalla propria tre quarti campo, ha trovato il gol del vantaggio in Lecce al 13° con la Mantia sul secondo palo. Il Pescara ha provato a reagire, un'azione dei biancazzurri, ma non ha impensierito più di tanto Mancuso, il portiere Vigorito. Poi il 2-0 è arrivato con un destro di Mancosu che è andato all'angolino basso su un disimpegno errato della difesa biancazzurra. Nel secondo tempo il tecnico Pillon ha cambiato sistema di gioco, fuori Bruno, dentro Bellini, passata dal 3-5-2. Il Pescara ha tenuto meglio il campo ma non ha mai creato problemi a Vigorito, anzi è stato il Lecce che in un paio di circostanze è riuscito a trovare il pericolo e andare vicino al gol del 3-0. Nel finale brutto fallo di Marras su Petriccione, rosso diretto, arriverà la squalifica per l'esterno biancazzurro, ma ripetiamo, la notizia che più ha toccato qui allo stadio di Via del Mare è quello degli incidenti che ci sono stati all'altezza di Squinzano prima della partita, con i tifosi del Pescara coinvolti, e vi rimando a tutti quelli che sono gli aggiornamenti ufficiali sul nostro sito internet www.rete8.it. Allo stadio del Mare, Pescara sotto, o meglio il Pescara ha perso 2-0 contro il Lecce, e per il Lecce una vittoria meritata.